prossimo periodo ci aspettano sfide importantissime per quanto riguarda il nostro territorio. La prima sfida è sicuramente la più importante, quella della tutela del patrimonio ambientale. Ormai bisogna passare dalle parole ai fatti. Non è più tempo di spenderci in parole, in ipotesi o altre situazioni simili. Bisogna fare delle riforme serie che guardano alla tutela del patrimonio boschivo, alla tutela dell'ambiente tutto, alla salvaguardia anche dei bacini idrografici per quanto riguarda la bonifica, e quindi bisogna capire come sviluppare politiche serie e che abbiano un riscontro di tutela effettivo verso l'ambiente. Ormai si stima che in Italia questo settore possa sviluppare un'occupazione di 100.000 posti in prima battuta, poi magari ne arriveranno anche altri, ma sicuramente il valore aggiunto che possono dare i nostri lavoratori della bonifica, della forestale e anche dell'ESA può essere un valore aggiunto, con l'esperienza pluriventennale di questi lavoratori, a che si addivenga al più presto ad una politica di salvaguardia ambientale.